Salve a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovo video. E appunto, ecco, siamo qui, come vedete, nella mappa americana e sto per presentarvi una nuova mod, appunto uscita oggi o ieri, non so bene quanto, però è un Fendet 516, come vedete qui. Vabbè, Farmer 36 LS 13, ovviamente è un Fendet, è un po' vecchiotto. Cioè, non è tipo il Fendet 724, come vedete, ecco, si chiama Fendet 5, sì, 3, 6, come vedete, aspetta qui, vediamo, eccolo qui, 3, no, 309 LSA V3, è l'ultima versione, penso, sì, è uscita tra poco, vedete, costa 17.000 sul gioco, ovviamente dopo si possono aumentare e abbassare, comunque, come vedete, eccolo, molto carino, via, ecco. Ed è questo praticamente, come leggete qui, tutto ed eccolo. Sono qui per presentarvelo un pochettino, appunto perché è uscito da poco. Lo trovate da Modoster. Ovviamente il link non è che è sotto in descrizione, è di Modoster, da dove origina il link. Quindi ecco, quando metterò il link sotto, se ci cliccate, vi apre la pagina di Modoster dove voi lo scaricate. Ed ecco, iniziamo un pochettino a leggere qui. Come vedete, ecco, non si accende con Y come il resto dei trattori, ma come leggete qui, tasto 9, e noi lo accendiamo. Vedete, pigiamo il 9 e adesso parte. E si spegne anche con il 9. Come vedete, poi vedete, se pigiamo ad esempio left CTRL più Y, vedete compare questa qui, penso che sia la targa. Non so che roba è, però vabbè. Non so bene perché non conosco bene. Vedete, ecco qui. Vedete, si accende molto, fatto bene. Guardate, sinceramente, vedete come si sbatte per terra. Vedete, qui apriamo tutte le finestre adesso che è un caldo da morire. Ed ecco, comunque, ecco, vedete, qui si apre tutto ed è molto fatto bene anche la ruota, come vedete dentro, la mano lì, guardate, con la mano dentro, molto ma molto fatto bene, veramente bello. E sì, appunto, ecco. Molto carino e sì, adesso so, vi faccio un pochettino vedere. Vedete, guardate quanto è fatto bene anche l'interno, via, non è male, appunto, perché è un po' così perché ovviamente è vecchiotto. Guardate anche che si vede il braccio, veramente veramente fatto bene. Ed ecco, appunto, facciamo un po' aprire un pochettino i fari, vedete, eccoli qui. Poi sì, ci sono anche, penso che adesso non apriamo tutto perché se no che facciamo? Non diventa più un trattore. Appunto, eccolo. Non so se si sporca, non lo so sinceramente. Non penso, però può darsi anche di sì. Può darsi. Però appunto, ecco, vedete, fatto bene. Adesso facciamo ad esempio un pochettino una prova per vedere così come va anche con, ad esempio, prendiamo un aratro, questi qui originali, appunto. Eccolo. Adesso non esageriamo, prendiamo questo perché ovviamente non è un trattore molto potente e quindi non può anche nemmeno portare dei pesi molto. Come vedete, ecco, fatto carino, però molto carino anche dentro. Bene, appunto sì, eccolo. Vedete, adesso io voglio fare vedere se è entrosolco. Non so bene se è entrosolco, spero di sì, però non so, vedete. No, anzi, porta anche molto perché se sentite non si rovescia per niente, appunto, veramente carino, fatto bene. Adesso vedete, proviamo un pochettino ad arare qua, appunto, per farvi vedere un attimo. Ed ecco, adesso prima compriamo questo benedetto campo. E comunque, ecco, io volevo dire sì, che la serie sta continuando bene, appunto. E sì, adesso ho iniziato a fare un pochettino i post. Mi raccomando, un bel like nella mia pagina, di quella di mio amico che sono admin pure. Link sempre in descrizione. Appunto, ecco, la serie sta continuando. Consigliate il canale ad amici, ai vostri amici. Ed ecco, ho comprato il microfono. Non ho ancora, adesso farò l'unboxing fra poco. Adesso non sto registrando con esso perché l'ho ordinato, ancora non è arrivato, però presto troverete l'unboxing. Spero. Allora, adesso spieghiamo un attimo, ovviamente, l'aratro. Vedete, ecco, molto fatto bene. Facciamo un attimo così per farvi un pochettino vedere. Ovviamente, vedete, funziona bene, gira bene, appunto, molto bene. Adesso regoliamo un pochettino. Appunto, però, come devo farvi vedere, è entrosolco. Ecco, non è proprio fatto bene, se entrosolco, però, vedete, va via abbastanza bene. Vedete, via, non è fatto proprio, però,
Sentite che affonda. Ed ecco, comunque, ecco, spero che questo piccolo test mod vi sia piaciuto. Eccolo qui, appunto, link in descrizione originale da Modoster, appunto. E ecco, questo sia stato un piccolo test mod. Iscrivetevi, ragazzi, al canale per rimanere aggiornati di nuovi test mod, test map, serie, eccetera, eccetera. Poi consigliatemi, ragazzi, un'altra mod da fare, un test mod, perché, ragazzi, per il prossimo test mod voglio essere pronto. Adesso questa me l'ha consigliato un admin, però, ragazzi, voglio che in questo video mi scrivete altre mod anche da altri siti, appunto, perché, ragazzi, me le scarico e faccio subito un bel test mod. Adesso, ragazzi, troverete delle foto, lascerò, giusto per farvi un pochettino vedere il trattore così con le foto, e spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, un bel like, commentate, ed ecco. Una nuova mod nei commenti, ragazzi. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao ciao.